Questo è il primo trofeo della stagione, si tratta della finale regionale della Coppa Italia di eccellenza, qui allo stadio Ughetto di Febo in Silvi, di fronte a Chieti e a Amiternina, che tornano ad affrontarsi tre giorni dopo l'analoga sfida di campionato, vinta in trasferta dai teatini. Il trainer Lucarelli ancora orfano dell'infortunato Tato e dello squalificato Nerwan, mentre invece per quanto riguarda il tecnico Angelone deve fare i conti con le defezioni di Mazzaferro e Riccardo D'Alessandro, incerti i vari Antonelli, Di Memico e Tinari, poi entrato nel finale. Particolare curioso, se l'è cavata veramente molto bene, sarà una donna, la pescarese Claudia di Sante Marolli, a dirigere l'incontro, assieme naturalmente ai suoi assistenti Bosco per quanto riguarda la sezione di Lanciano e Pennese per quella di Pescara. Vi lascio a questo punto con Mario Lauducci le highlights dell'incontro, i due gol della Amiternina da rivedere in slow motion. Ne vedremo delle belle finché brillano le stelle. Partiti in questo istante tramite il fischio della signorina Claudia Marolli di Pescara. Una gara secca, il Chieti parte con i favori del pronostico. Grande il tiro del gol, rete, rete, il vantaggio della Amiternina. Al terzo minuto tempestivamente il gol della Amiternina, il tutto è stato griffato, non ho visto tanto bene. Da Domenico Di Alessandro. Domenico Di Alessandro, colui che ha griffato questo momentaneo vantaggio in questa finale di Coppa Italia di eccellenza. Attimi di tensione per questo corner, carico d'effetto, niente, viene ribattuto proprio sulla linea. Eccolo qua il fischio, l'appoggio su, non riesco a vedere il cross, pronto, l'appoggio e sì, questa è una bella conclusione. Questo chi era? Romano che cerca la volo, è ben parato dal, è calcio d'angolo, eh sì. Si trova a proprio agio Micichè in questi calci di punizione, il piede giusto, pennellata, ecco vedi, sì, bravissimo, grande parata di Rossetti. Telespettatori di nuovo insieme su Super J per la disputa di questo secondo tempo finale di Coppa Italia di eccellenza tra Chieti e Amiternina. Ancora Ricci, azione panoramica, eh sì. Le sta provando tutte, anche in questo gran tiro da segnalare di Ricci da distanza chilometrica. Come loro! C'è questo fallo laterale, battuto all'insaputa di tutti, attenzione, porta svuotata, c'erano solo i giocatori, non il portiere. L'aggancio volante, niente, perde l'attimo, ancora il pallone è suo, pallone ribattuto, palla buona, respinta ancora una volta, alto! Incredibile! Il Chieti ancora, occasione, palla buona, perde il Galo, tenta il destro, grandissima risposta! L'avevo detto io, il migliore in campo. Il portiere aquilano, l'Amiternina sta per toccare e accarezzare virtualmente la Coppa Italia di eccellenza. L'intervento ancora una volta da segnalare, salva ancora il risultato in maniera eclatante il portiere Rossetti. Ma adesso c'è la volta buona per l'Amiternina, 2-0, esplode lo stadio Ughetto di Febo di Silvi, il raddoppio dell'Amiternina. E qui è proprio il caso di dirlo, chi l'avrebbe mai detto? Ed eccolo qua, applausi, standing ovation per l'Amiternina, in alto la Coppa Italia di eccellenza.